Grazie Filippo e innanzitutto congratulazioni a tutti quanti noi, la Fondazione in primis per quello che ha realizzato, diciamo che la Regione e la Comunità Europea per quello che hanno messo a disposizione il supporto, l'amministrazione attuale, vecchia, diciamo in continuità amministrativa, un po' tutti coloro che si sono adoperati per noi. Ci siamo appena passato un anno, una delle prime attività che come assessore al patrimonio ho iniziato a seguire con Giannuzzi, direttore della fondazione, è stata questa. È stata questa ed è stata anche un po' la miccia che ha fatto avviare tutto ciò che è da noi considerato il patrimonio. Il patrimonio che poi viene dal latino pater tris, padre. Il patrimonio è il padre di... Noi lo riteniamo veramente il padre di questa città, perché dal patrimonio si avviano tutti i processi economici, culturali, sociali, che in questa città noi riteniamo pregnanti, perché la storia in questa città si respira e il patrimonio è quello che noi cerchiamo e dell'impegno massimo di mettere a disposizione di tutti. Ecco, bellissimo. Bellissime entrambe le parole dell'iniziativa, community e library, comunità e libreria, quindi il patrimonio librario ma il patrimonio comunitario, quindi la comunità che lavora intorno al patrimonio. Questo è quello che noi sentiamo, che noi percepiamo e che noi cercheremo di valorizzare con tutti gli sforzi umani, economici e con l'organizzazione possibile dell'ente locale che, ahimè, è purtroppo sottodimensionato. Che ben vengano tutte queste iniziative, ringrazio la Fondazione, ringrazio l'Avvocato Mastro Leo, ringrazio Filippo, ringrazio tutti coloro che partecipano alle iniziative per la messa a valore del patrimonio. Che ben vengano qualsiasi tipologia di strutture organizzative, profit e non profit, che portino a valore il nostro patrimonio. Subito con Filippo iniziamo a sognare, appena abbiamo iniziato a parlare di questa comunità, di questa community library. Ero felicissimo di sapere che ci fosse già un progetto che oggi si inaugura, ecco. Condividemmo una decisione che poi è stata un po' una decisione condivisa con tutta la giunta e l'amministrazione, quella di creare un polo bibliotecario in questa struttura, quindi iniziare dalla struttura esistente della Fondazione di Vanio, delle altre strutture onlus che sono qui presenti, che hanno parecchio patrimonio librario, aggiungerne altro, perché no il nostro archivio storico, perché no la biblioteca civica, e quindi farlo diventare un unico polo identitario, perché si deve conoscere, quindi con la Regione, cioè noi vogliamo un'identità, vogliamo far diventare questa struttura un polo bibliotecario identitario regionale, cioè si può sapere che in Regione c'è questa struttura a conversare con tutti i servizi e sottoservizi e tutte le iniziative che coloro che vogliono portare a valore il patrimonio potranno e dovranno realizzare. Quindi da ciò io non posso che dire buon lavoro. Io come assessore al patrimonio sono a disposizione e saremo a disposizione per, aggiungo, anche per questioni organizzative, perché abbiamo il cantiere in atto, questa struttura è una struttura di pregio e con i suoi pro e i suoi contro. Contro sono che ogni modifica richiede interventi e verifiche da parte di più soggetti e pertanto la burocrazia fa sì che gli interventi diventino un po' macchinosi, lunghi, anche perché capiamo bene che bisogna stare molto attenti a un patrimonio storico che tutti quanti riteniamo assolutamente da tutelare. Pertanto ci saranno questi cambiamenti, saranno nel patrimonio terminati anche altri lavori liberando altre parti, altre aree,
appena possibile cercheremo di avviare nuove iniziative per la ristrutturazione di altri ambienti, lo farà anche eventualmente la Chiesa per le loro parti, perché questa struttura è a entrambe le proprietà, sia il Comune di Conversano che la Chiesa, ma ci teniamo a portare avanti le azioni affinché ci sia un'identità condivisa. Io credo che questa identità condivisa è stata sposata sin dall'inizio, quindi sappiamo che questo è il tema, il canovaccio, ecco, l'autostrada sulla quale noi faremo sì che chiunque, pubblico o privato che sia, voglia e possa realizzare iniziative che portino a valorizzare il patrimonio. Quindi ringrazio ancora tutti i soggetti che innanzitutto sono qui presenti e coloro che parteciperanno a questa apertura di questa nuova attività della Community Library, che ci impegneremo a renderla di valore, di pregio, di pubblicizzarla, di inserirla come un bene identitario di questa città.